Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Per me è molto preziosa questa occasione per dare un caloroso benvenuto al presidente Ashraf Ghani a Roma, al caro amico presidente Ghani che oggi visita per la prima volta come Presidente della Repubblica Islamica dell'Afghanistan il nostro paese, la nostra capitale, ma che aveva già avuto, con il quale avevo già avuto occasione di incontrarmi il 1 giugno, quindi 6 mesi fa a Herat. Egli fu allora molto cortese nel venire a salutarmi e a salutarci e insieme a me a dare il pagare un tributo con una cerimonia in memoria dei 54 italiani che hanno perso la vita in Afghanistan. A tutti loro va il nostro sentimento di riconoscenza, di gratitudine e di vicinanza per le famiglie. La patria è attenta e vicina al dolore di queste famiglie, al dolore del popolo afghano, per il quale continuiamo a nutrire un sentimento di straordinaria amicizia e affetto, un popolo che ha subito molte difficoltà nel corso degli ultimi decenni e che il presidente Ghani sta guidando con una leadership coraggiosa, che sta affrontando, nella quale sta affrontando sia questioni legate al piano domestico e interno, riforme importanti, riforme contro la corruzione, riforme per il ruolo, per la valorizzazione del ruolo delle donne, per la valorizzazione dell'educazione, per la lotta alle diseguaglianze, ma anche sul piano esterno, con un ruolo importante che l'Afghanistan può e deve giocare nella lotta contro il terrorismo globale. Se oggi ci sono tante bambine e tanti bambini che vanno a scuola in Afghanistan, lo dobbiamo alla leadership del presidente Ghani, e anche agli sforzi della cooperazione internazionale, anche della cooperazione italiana. Vorrei che le italiane e gli italiani fossero grati di questo sforzo, di uno sforzo di cooperazione che riguarda ospedali, scuole, agricoltura, strade. Abbiamo parlato di ferrovie, di energie rinnovabili, di tutto ciò che può servire perché questo paese così ricco di storia e di bellezze possa tornare a vivere in pace e in prosperità come è giusto che sia. Naturalmente la minaccia che conosciamo è una minaccia pesante, terroristica, di grande impatto. Con il presidente Ghani abbiamo discusso della situazione che l'Afghanistan e l'intera regione vivono, abbiamo condiviso un giudizio che credo sia un giudizio molto serio sulla necessità che vi sia una narrativa, anche una contronarrativa rispetto alla molto pervasiva e efficace campagna comunicativa globale che i terroristi stanno realizzando. Vorrei che non sfuggisse a nessuno, in particolar modo a voi operatori della stampa, che siamo in presenza non soltanto di un fenomeno globale molto grave come l'estremismo, il fanatismo e il terrorismo, ma che questo fenomeno i libri di storia lo studieranno anche come forse una delle prime iniziative di comunicazione globale giocata con grande abilità, e tuttavia essi non vinceranno. E tuttavia i terroristi non vinceranno perché la bellezza, la cultura, il sistema di valori che noi rappresentiamo e che vogliamo insieme al presidente Ghani difendere e sul quale stiamo investendo è un sistema che è più forte della barbarie. Questo sistema di valori è più forte della ignoranza e della barbarie e noi ne siamo assolutamente certi e convinti. L'Italia, con grande determinazione, con grande coraggio, fatemi ringraziare le donne e gli uomini italiani che lavorano, in particolar modo coloro i quali hanno avuto modo in questi 14 anni di
mostrare la vicinanza e la partnership italiana in varie regioni dell'Afghanistan e oggi particolarmente nella regione di Herat, sono donne e uomini che fanno un lavoro prezioso e che anche per il 2016 saranno impegnati a fianco degli Stati Uniti e della coalizione internazionale, mano nella mano con i nostri fratelli afghani per combattere il terrorismo e per assicurare alle bambine, ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi, alle donne, agli uomini di questo paese la possibilità di una vita che sia in grado di segnare un punto contro la desolazione e la rassegnazione. Noi siamo molto grati ai nostri uomini che resteranno in Afghanistan anche per il 2016. Infine, credo che questa occasione della visita del Presidente Ghani sia un'occasione molto preziosa perché possiamo fare il punto su tutte le partite aperte, ma anche rivendicare una volta di più quello che l'Italia sta facendo in questo momento. Noi abbiamo detto, e lo ribadisco in tutte le sedi, che la risposta al terrorismo internazionale è una risposta che deve avere più piani, il piano diplomatico, gli sforzi per la Siria a Vienna, gli sforzi per la Libia, gli sforzi per l'Afghanistan, per la Somalia, per le regioni del Corno d'Africa, per le zone dell'Africa centrale, dei Balcani. C'è dunque bisogno di un grande sforzo diplomatico. C'è bisogno di uno sforzo culturale. Io ho detto che per ogni euro investito in sicurezza occorre un euro investito in cultura, per ogni centesimo messo sulle forze di polizia occorre un centesimo messo sulla scuola, per ogni centesimo messo sulla cyber security occorre un centesimo messo sull'educazione nelle nostre periferie. Non è uno slogan, è una specificità italiana che io spero tutti i nostri partner accetteranno come modello, perché è l'approccio che a mio giudizio è fondamentale avere, ma allo stesso tempo non sottovalutiamo il grande impegno militare che l'Italia ha già. È un impegno che è un impegno in Libano, è un impegno in Somalia, è un impegno nei Balcani, è un impegno nella stessa Libia, è un impegno in Iraq ed è un impegno che in Afghanistan assume i colori di una missione che io credo sia una missione della quale le italiane e gli italiani possono essere fieri. Questo avviene anche perché, grazie alla democrazia instaurata in Afghanistan, il presidente Ghani può svolgere il suo ruolo di leader tra mille difficoltà, naturalmente come sempre, come tutto, come in tutto il mondo, ma con grande determinazione e coraggio. Gli vorrei ribadire la mia amicizia personale, ma anche, forse più importante, l'amicizia di tutto il popolo italiano, che è stato abituato nel corso degli anni, penso alla mia generazione, a vedere associata all'Afghanistan sempre una serie di difficoltà, di problemi, e che oggi fa il tifo con convinzione perché finalmente questo paese possa conoscere una stagione di pace e di prosperità. Noi faremo di tutto perché ciò accada con i nostri militari, con la nostra cooperazione, con le nostre aziende e anche con quel contributo di ideali, di valori e di passione che l'Italia mette non tanto a servizio dell'Afghanistan, ma a fianco, mano nella mano, al popolo afghano e al suo presidente, cui una volta di più rivolgo il mio benvenuto e la mia gratitudine per essere oggi con noi a Roma. Thank you so much. Mr. Prime Minister, dear friend, my remarks will focus on three key themes: thank you, threats, and hope. First, I'd like to pay tribute to the 54 Italians that paid the ultimate sacrifice. Their deeds are not only inscribed in a column in Herat that you and I both had the sad duty and the honor to stand in front, and where I asked you to convey our sympathies and our thanks to their families. Their deeds are inscribed in our hearts,
and they are going to be inscribed in the pages of our history. Once again, I ask you to convey the thanks of a grateful nation and a state to these heroes, and that we will honor them by creating a narrative in deeds that will transform Afghanistan into an area of stability and prosperity that we can all be proud of. Let me say first thank you to the Italian civil society. There's a hospital called the Emergency Hospital in Kabul. Every time a bomb blows up, a suicider blows himself, one of the first ports of call is the Italian Emergency Hospital. This hospital is funded by generous Italians across your country through contributions. And there are Italian men and women who stand daily to cater to strangers. There's no love greater than the love of a stranger. Many Afghans, children, women, elders, have now carried these deeds on their bodies through their lives. So a great tribute to Italian civil society, supported by your government. Second, questions are asked, so I want to deal with them directly. Is Italian security presence made a difference in Afghanistan? I'd like to first thank you for your support for engagement of Italians in the ISAF NATO mission, but particularly for the Resolute Support mission during 2015. Herat is one of the most secure areas of Afghanistan and is becoming the center of a developmental transformation. Thank you, Italian forces, for supporting the 207 command in Herat. The Carabinieri are standing in supportive role. They are not fighting, but they are enabling us to fight, and our forces have shown that we are capable of defending our country and standing to defend it. But Italian support has been indispensable. So on behalf of thousands of families, tens of thousands of families in Herat and in the western region of Afghanistan, I want to say thank you to the Italian forces for being a catalyst of stability and security. I hope, Mr. Prime Minister, that tomorrow the Italian Parliament will extend the mission of the Italian forces vis-à-vis Resolute Support mission, because that will be the statement that we together do not surrender to threats of force, but support a mission of value and values. The values that unite us are the values of empowerment, the values of accountability, the values of democracy. So I'd like to extend support to say thank you on behalf of the Supreme Court of Afghanistan. We have had a remarkable reformist Supreme Court Chief Justice on Thursday responding to the wishes and aspirations of the Afghan people. He changed every single judge in the 34 provinces of Afghanistan, appellate courts. This is the beginning of a very serious reform of the judicial sector, and we again want to thank Italy for having been the lead nation regarding reform of rule of law, because without laws, we cannot have stability. Stability is not going to come from the barrel of the gun. It is going to come from a bond of citizenship between free citizens of a country united in an effort of values with our partners around the world. I'd like to thank you on behalf of women whose chances of dying during birth has been halved. We still have a long journey. We still have one of the most difficult ones. In 2001, until December of 2001, women of Afghanistan were subject to an apartheid that they could not attend to school. There's a beautiful book called The Sewing Circle of Herat, where they needed to study in the guise. Now, hundreds, thousands of women in Herat
are not only attending universities and schools, they are leading efforts, they represent their members of parliament, they are members of the elected councils, and are very able. Minister of Labour and Social Development is one of the four members of the cabinet. Daily, the participation of women in senior roles in government is increasing. But most fundamental is the question of economic empowerment of women, so on behalf of the women. Again, I want to thank you on behalf of the poor and the youth. People who are marginal, who did not have the opportunities to become stakeholders in our society, but Italian assistance, Italian investment in infrastructure has become key to this vehicle. Italian and Afghan friendship has entered its 94th year, Mr. Prime Minister. We established our first relationship in 1921. We would like to celebrate the 95th anniversary next year and then the 100th anniversary. But our relationship since 2001, and particularly during last year when I've had the honor of working with you, have changed qualitatively. So thank you both for your leadership and for the friendship. In Herat, you know, some friendships are instant and long-lasting, and ours is one of those kinds. And I'm grateful to be received by you. Second is the world of threats. Europe and Afghanistan, Italy and Afghanistan, are not now two distant locations, but two areas united by the threat, by common threats. And the issue of your stress on a counter-narrative is essential. What is under attack by terrorist organization is freedom, belief in rule of law, belief in freedom of movement. We cannot give in to them. We must stand against these threats because fear, the theater of violence, making news for the sake of news, slitting the throat of a young girl in order to dominate the news cycle, torturing of an elderly, violence at random against people, is the new form of the norm. They'd like to tackle our normalcy, to take away habits that we've spent hundreds of years gaining. We must know what is at issue. And giving in to their language, to their narrative, would be the ultimate form of surrender. So our commitment to the values of democracy, to rule of law, to engagement. And here, particularly, I want to make certain, as an elected Muslim leader who has been elected through the free will of the people of Afghanistan, we, the leaders of the Muslim world, have the responsibility to speak for true Islam. These savages have nothing to do with our sacred religion, with our great civilization. After all, remember, the first map of the world was done by the geographer Idrisi in Palermo. That is the true civilization of Islam, not knowing boundaries. Islam was produced in Spain, in Italy, across the world. And it was a global system of interactions where we had a 200-year of translation project to translate every Greek work and every conceivable contribution of civilization. So what I want to conclude with is narrative of hope, a narrative of belief, and key to that, Mr. Prime Minister, I want to assure you and the Italian nation and our stakeholders, is we in Afghanistan take responsibility. We entered a threefold transition. 130,000 NATO ISAF troops left in dignity, having accomplished their missions. Our forces have risen to do their patriotic duty. We've had to fight for our survival, but we've come out. But thank you for support of that, and we will continue to defend our nation. We've also faced an economic transition, a deep recession bordering on depression, but still we put an austerity package in order to demonstrate our reforms. It is our duty to confront corruption, misdeeds,
and avoidance of rule of law impunities. We're very proud that Cobble Bank, that was a symptom of impotence of the state against powerful interests, has been dealt with. Out of the $800 million that were stolen by a very small minority, we've already recovered $450 million, and we are going to recover the rest. We hope to break history. Afghanistan has been a source of tension. Our tragedy is that we are an extraordinarily rich country inhabited by very poor people. Our natural wealth, our location, our water, wind, and mineral resources makes us have enormous potential. So my next call would be, now that Italian civil society and government have engaged us so well, I call an Italian business to engage with us, so that there can be a proper set of propositions that can truly show that we can coordinate and cooperate. Mr. Prime Minister, again, I want to thank you for the courtesy of receiving me and my delegation, for your friendship, for your leadership regarding European vision of what Europe stands for. Europe is at a moment of choice. Does it become a frontier encircling itself like a fortress? Does it retreat away from its values, or does it insist on the openness of vision? So your insistence that every euro that is spent on security be matched on citizens' rights, on culture, on music, on sports, is a vision that we enormously welcome, because we know our people crave normalcy. They want to play soccer. Our cricket team has made history. For the first time, a junior team in the cricket league is beaten, an established member. So thank you for your insistence on sports. These are languages of connectivity. We must use the current form of the platform of the global communication media to create stories of connectivity and hope in relationships of transformation, not one of despair. Despair can be overcome. It must be overcome. It will be overcome. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.